trying to get in the door. I'ma go where they all couldn't go. Buongiorno raga, allora noi siamo tornati dal nostro viaggio in Città del Messico per Pasqua. Oggi è Pasquetta e Simon lo sa. Vero Simon? Vero Simon? Bello, bello lui, bello. Vero Simon? E quindi noi, allora, praticamente ieri che era Pasqua, è stato il compleanno di Maribel. Quindi noi oggi proveremo a fare una torta per, cioè, da regalarli e portargliela dopo a casa sua. Sì. Perché visto che eravamo lì non abbiamo fatto certo. Quindi vabbè, vediamo un po' che succede. Comunque Simon sta bene, è stato bene anche lui. Noi ci siamo fatti la doccia, io ho lavato qua fuori che Simon aveva fatto un casino. E forse se riusciamo con il tempo lo porteremo al parco, così fa qualcosa anche lui per Pasquetta. Facciamo anche il picnicchino di Pasquetta. Sì. Proviamo. Ci proviamo, perché dobbiamo poi fare la torta in realtà, quindi non so se facciamo in tempo. Adesso andiamo a fare la spesa e poi vediamo un po' come siamo messi con l'orario. Vediamo. Allora, noi siamo a casa di nuovo, siamo andati al mercato e abbiamo preso un po' di verdure, questo è il pollo, un po' di formaggio pepper jack, un po' di ingredienti, e queste sono le tortillas di farina. Farina, diciamo, anche quella che si trova in Italia, cioè non c'è il mais. Mamma mia, guarda come stai. Sì, lo so, mi brucia tutto. Oddio. Io ho iniziato a spelarmi dal naso. E la torta di Maribel sta in forno, guardate come si è gonfiata, che bella. È al limone. È al limone. Quindi adesso io faccio il burrito, vuoi vedere? Vediamo come si fanno i burritos. No, ma li sto inventando, Ah. Allora, burritos maionese. Franci. Sì. Maionese. Sbagliato? Sì. Sì? Sì, ma va bene, non è sbagliato perché lo fai tu, è il tuo. Quindi, diciamo, creiamo un nuovo piatto. Allora, burrito. Simon, che c'è? Scusa, maionese poi. Burrito. Pollo. Ok. Poi avocado. Avocado. Gliel'abbiamo chiesto maturissimo alla signora, ma questo a casa mia non è tanto maturo, No? No. Ci metto questi pezzettini. Così. Avocado, poi pomodoro. 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 Un po' di biscottini di Simon, no? No, che schifo. Pomodoro, poi formaggio. Che è quella faccia? Che c'ho fame, sembra buono. Questo, no? È il formaggio pepper jack, non so se lo conoscete. C'ha tipo dei pezzettini di peperoncini dentro. Sì. Quanto l'ha incartato la signora? Un bel po'. Si inizia da lì. Vediamo, io voglio assaggiarlo. Così? Mazza che buono. Senape. Senape col miele. Che te ne pare? Mi piace, mi piace. Vorrei mangiarne uno proprio adesso. Se no, ho troppa fame. Non puoi. Oh. Oh, pomodoro è uscito fuori. E poi? E poi non si chiude perché l'ho riempito troppo. Ecco, si è chiuso. Ecco, si è chiuso con la stessa maionese. Wow. Che te ne pare? Adesso bello. Lo taglio in due e poi li mettiamo nei contenitori. Bello! Piace? Sì. E adesso andiamo a fare il picnic. Ok. Nel frattempo vi faccio vedere questo, che l'abbiamo preso lì a Città del Messico, che è di Frida. È fatto col tessuto, guardate. Vedete? È un filo che è intrecciato, diciamo, in questa rete, questa retina. E c'è scritto Mexico e c'è Frida. Quindi, secondo me, andrebbe qui. Proprio vicino a questo mobile, oddio, non... vicino a questo e vicino alla TV, diciamo a metà. Che ve ne sembra? È carino, vero? Eccolo lì, l'ho messo. Guarda che è molto bello, eh? Sì, molto carino. Guardate. E poi alla casa di Frida non abbiamo preso nessun souvenir perché non erano bellissimi. Sì, in realtà questo era molto bello. E poi alla casa di Frida costavano tipo 30 volte di più. Cioè, in realtà erano due volte questo, quello che abbiamo pagato questo, un portachiavi brutto piccolino. Non c'erano prodotti fighi. Sì, non c'erano cose belle, sì. Perché se c'era una cosa
cosa bella anche se questa l'avremmo presa. Sì. Ma invece no. Quindi vabbè, ci sto benissimo lì. Mi piace. Ok, allora Simon si gode il parco. Noi siamo arrivati, abbiamo messo un po' il tellino. Oddio. E adesso lì c'è il parco dei cani. Adesso mangiamo e poi faremo entrare Simon. Comunque lui è bravo, sta qui con noi. Che fai, ti togli le scarpe? Ovvio. Ok, allora noi abbiamo l'acqua al mango, quindi una specie di succo di mango, i burritos e la cioccolata milk che abbiamo portato dall'Italia. E le banane. E le mini banane. Che fighe. Adesso facciamo una bella foto. C'è l'uccellino, guarda. Simon nel frattempo l'ho buttato lì dentro, quindi lui... Sì, voleva andare. Ah, sta facendo cacca, credo. Vado, eh. Buone. Vediamo un po'. Buono. Buonissimi. Mamma mia. Ok, i burrito sono finiti. Ultimo. E adesso mangeremo le bananine. Però Simon, perché stai così agitato tu? Sì, lui ha mangiato un po' di pollo. Ne cerca ancora, guarda. Non ce n'è più, Simon. E quindi, ecco, mi sa che ha trovato una briciolina, qualcosa. Vabbè, mangiamo queste bananine. Aprila un po', vediamo come sono fuori. C'è, anzi, dentro. Sono un sacco gialle, vero? Sì, giallo crema tipo. Che piccola. Ti piace Simon il tuo primo picnic di Pasquetta? Ti piace? Con la bocca adesso gli diamo un pezzo, vediamo se gli piace. Ok, allora noi avevamo messo un po' di musichetta e un po' di reggae. Buona. E cioccolata. Cioccolata senza cogliere salva. Buono, buono. Buoni. Buoni. Tu non la puoi mangiare, Simon? La banana non gli è piaciuta comunque. Lui si sposta, guarda. Stava un po' lì, quando riscalda quel pezzo di erba si sposta nell'altra fresca. Guarda, Simon. Simon. Oh, guardate Simon che carino. Si è seduto, si è stancato. Guardate Simon che carino. Bravo Simon. Qua c'è questa passeggiata così nello spartitraffico pedonale. E noi adesso andiamo lì al parco dove normalmente Simon va. E noi siamo andati a fare una passeggiata a vedere un supermercato che sta lì dietro. E poi abbiamo anche visto Francesca. Oddio, faccio così. Ok. Francesca c'ha cioè tipo una specie di sorpresa. Un posto dove fanno. Oddio, mi sono riempita le scarpe di terra. Uno dei piatti tipici che abbiamo mangiato in Repubblica Ceca tanti anni fa. E quindi un dolce. Poi magari dopo in un'altra occasione ci andremo. E adesso dobbiamo andare via perché dobbiamo finire la torta di Maribel e poi portargliela. Ok, allora noi siamo tornati a casa e Franci ha iniziato a fare le decorazioni, cioè la decorazione con questa torta. Questi fiorellini l'hai presi dal nostro orticello che sta qui fuori. Sì, quelli gialli. E quelli viola invece li abbiamo presi da un albero che abbiamo beccato per strada, ci siamo fermati e li abbiamo lavati, belli. Disinfettati, sì, ma sono molto belli, quel viola è molto bellino, guardate. Sì. Volevo metterci la nostra lavanda insieme al giallo, perché mi piace il giallo col viola. Sì, però la nostra lavanda non è così viola, vero? No, infatti, è un po' più marroncina, forse un po', si stanno seccando i fiori, non lo so, quindi preferisco questi. Vabbè. Comunque, la torta c'ha sia il limone nell'impasto, sia la scorza nella crema, no? O dove l'hai messa la scorza? La scorza l'ho messa nella crema. Si vede, guarda tutti quei puntini verdi. E poi ci sono i mirtilli dentro l'impasto, guardate, abbiamo utilizzato il lime, non esattamente il limone.
Ha un sapore leggermente diverso, ma è comunque buono. E per questo contrasto va bene. Simon è morto lui, cioè è veramente stanco, sì. Che c'è Simon? Sei stanco, eh? Sei stanco, guardate quanto è pulito lui, guardatelo. L'ho lavato una settimana fa e si è mantenuto, dai. Che c'è Simon? Vabbè, adesso finiamo la torta così tra un po' andiamo. 1, 2, 3. Mañanitas que cantaba el rey David. Hoy dos muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Maribel, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la vivo! ¡A la vamos! ¡A la sin bomba! ¡Maribel! ¡Maribel! ¡Ra, ra, ra! ¡Deseo, deseo! ¡Bravo! Guardate la strada quanto è sola. Sola, sola. 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 Oddio. Perché sono tutti in vacanza adesso. Sì. Comunque noi. Non mette a fuoco questa cosa. È anche buio. Vabbè. Comunque noi stiamo tornando a casa. La torta è andata bene, è stato un successone. Mamma mia, era buonissima. Sì, era molto buona. Siamo comunque super sfocati. Però. Ti aiuto io. Sì. Però è andata bene, era molto buona. Sì, era molto buona. Cioè, provatela, era limone e mirtilli. Ho preso la ricetta da Pinterest, come sempre. Perché non ci mette a fuoco? Non lo so. Forse non è modalità video, forse perché è notte, poi non lo so. Vabbè. Comunque adesso arriviamo a casa, sì, e finiamo il video. Ok. Ok, eccoci arrivati a casa. Franci c'ha il pigiama, pure io. E quindi. Di già. Sì. È arrivato il momento di dormire. E niente. Io ho editato prima il vlog, non so se ve l'ho detto, del primo giorno. Franci è andata in bagno. Che? Perché la dici? Perché ti ho fatto visto... pure. Ti ho fatto pure. Gira. Ti ho fatto pure. Fai. Niente, no, che si è visto perché praticamente, guarda, chiudi la porta, si vede che hai chiuso la porta. Quindi, vabbè, tu vai in bagno. Dicevo che, mazza come mi sono abbronzato, guardate. Che ho editato il video prima, del primo giorno a Città del Messico. Quello che era successo è che la memoria della macchinetta con cui avevo registrato quel video si era rotta un pezzettino, quindi il MacBook non la leggeva più. Allora, per fortuna, il mio computer, che è un HP che ho comprato quando andavo al liceo, quindi un bel po' di anni fa, l'ha letta e sono riuscito a recuperare quei file, e quindi ho editato il video oggi e lo sto per mettere online adesso a mezzanotte di qua, che sarebbero le 7 di mattina in Italia. Quindi, vabbè, se per caso non l'avete ancora visto, e andatelo a vedere. Ed è il primo video che non sono riuscito a caricare della prima giornata a Città del Messico. Quindi Franci ha messo la seconda giornata. Noi l'abbiamo spiegato, ma forse non si era capito molto. Quindi adesso sapete la storia. Oddio, abbiamo mangiato con la torta, ma era veramente pesante. E non quella di Franci, perché ha regalato un'altra torta anche a Maribel, quindi quell'altra era un po' più burrosa. E quindi niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate nei commenti cosa pensate della torta, e se per caso provate a farla, fate una foto, mettetela su Instagram e taggateci, così andiamo a vedere e commentiamo insieme un po' la torta. Quindi commenti, mi piace, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ok, allora, ecco qua gli hamburger. Questo è il mio, l'originale. Invece questo è quello Henrik's di Franci. E queste sono le patatine. Patatine fritte con la pancetta intorno. Guardate che figata, guardate. Lei ha preso un frullato al pistacchio. Io invece ho preso una negra modello, una birra. Monchis anche ha preso l'originale. Sta mettendo il ketchup. Nena l'originale, mette un po' di senape. E Fer mette la salsa speciale.
buon appetito.